Sei libero, dobbiamo parlare. Problemi? Perché? Odio quella domanda. Ci sono sempre problemi. È una domanda stupida. Vrench, ogni tanto dovresti far prendere aria alla maschera e trovare pace. No, è proprio al contrario di quello che mi serve. La maschera mi tiene calmo, Margus. Oh, scusa. Comunque, abbiamo due missioni. Una è Acrea il mondo e l'altra è Pessima cura DLC. Ora, ormai siamo proiettati verso questa, quindi la facciamo, però state tranquilli che la prossima sarà appunto la missione DLC. Continueremo condizioni umane. Dopo la morte di Orazio, triste, tristissima morte di Orazio, continuiamo perché T-Bon ci aspetta qua sulla spiaggia. Peccato che Aiden Pierce si veda solo di sfuggita in questo episodio. Peccato, peccatissimo. Aspettiamo. Lui dice aspettiamo, sottoscritto un attimo, coerentissimo. Aspettiamo cosa? Volevo fare un'entrata in scena col botto, ma ho sbagliato il... Temporale? No, razzo! È un razzo Galilei, e allora? Sì, beh, allora quel razzo Galilei è il quarto. E i satelliti che trasportano? Tutti Bloom. Oh, porca troia! Sì. Ora si fa interessante. Metteranno un sacco di dati fuori dalla nostra portata. Siamo al livello successivo, caro mio. Aspettavi l'occasione per colpire la Bloom? Beh. Ora possiamo farlo dove fa più male. Stavi pensando di infilare qualcosa di nascosto nel prossimo lancio e mandarlo dritto in orbita? Tu sei proprio fuori di testa. Sono fuori classe, oh, caro. Porca troia. Guida tu. Ok. Dove andiamo? Strano trasportarti, Bon. Di solito con tutto Bad Blood ci siamo trasportati da soli. Ah, ok. Lascerei l'hacker spazio. Ma tipo, questo non si può fare, vero? Ovvio che no. Però è l'altro hacker spazio. Attenzione, è l'altro. Qua c'è... C'è questo, però, dato che c'ho le auto a richiesta. Easy peasy. Questo. Dove me lo hai parcheggiato? Qua. Indietro, vabbè. Questa è una mina. Questo è a pagamento sto veicolo, eh? Non prendetevela con me perché a pagamento fa parte del Season Pass che ti danno anche delle collezioni di veicoli. Però capirete adesso di cosa si tratta. Appena lo metto in moto, state a vedere. Come non? Io non entro. Ma vaffanculo. Dai, sei stronzo. E lei dentro non entra! Tu madre. Piano, ragazzo! Ti sto perdendo! Sono qui. Va bene, aspettiamo 15 secondi, che devo dirvi? Ma questa c'è tipo la resistenza... Oh! C'è resistenza bassissima. Madonna! Serve qualcosa di super resistente. Questo c'ha tipo... Non c'ha tanta accelerazione, ma anche l'armato. Va bene, via. E me l'ha messa laggiù. Sei proprio stronzo, eh. Sei vera... Mi stai seminando. Donna T-Bon, no? Muovi un po' il culo. E ha sostituito la macchina che era parcheggiata. Fantastico, adoro. Va bene, io siamo già tipo 4 minuti passa di missione. Io vorrei semplicemente andare là che spazio, posso? Non può salire sul veicolo, certo che ci può salire. Andiamo, ci ha battato. Crucco. Vedrete come camminiamo con questo, appunto. Lasciami all'hacker spazio. Controllo i dati sulla Galilei e ti guiderò nell'edificio. Se funzionerà, avremo una visione completa dei server della Bloom e di tutti i preziosissimi dati che contengono. Una grande azienda come la Bloom avrà server in tutto il paese. Beh, con un po' di fortuna useremo i primi server per trovare gli altri.
È da un pezzo che siamo dietro alla Silicon Valley. Voglio che il DedSec possa lottare ad armi pari. Nonostante i nostri sforzi, ancora non sappiamo che combina Dushan. Troveremo delle foto di cazzi. Stavi... Cosa? Oh, Sitara, oh, come ti permetti? Beh, se riuscissimo a... Sozza. Il cazzo di Dushan, avremo un'arma contro di lui. Sì. Cosa? Sei minuscolo. Gente. Beh, conoscendolo, si farà lo scignone anche con i peli pubici. No! Dannato hipster. Ehi, ehi, sono il cazzo di un hipster. Metto solo condom skinny. Ero circonciso prima che fosse di moda. Ah, perché è una moda la circoncisione, non sapevo, scusate. Ok, ok, amici, ora basta. Abbiamo fatto arrabbiare il nonno. No, povero Tibon. Avranno un satellite già pronto per te. Per me e per le tue magiche stronzate. Magiche sì, stronzate vai a farti fottere. Credevi di arrivare fino a... Mancava che in realtà arrivasse sta notifica, arriva sempre puntuale ogni volta. Va bene. Missione completata, a caso. Voglio il song sneak, vabbè. Però qui c'è un hacker spazio. Fa vedere com'è questo hacker spazio. Ray, amico, devo dirtelo. Da piccolo adoravo i razzi. Erano la mia... Avevo letto i cazzi. Mi è preso male. Guardi troppo, bello. Ho sentito di come la Galilei protegge le sue proprietà intellettuali. Un passo falso e sarai in un mare di guai. Siamo in un mare di guai già adesso. Perciò... Niente, mi fa prendere Sogsnick, vabbè. Cavalli, sto scaricando la pianta dell'edificio. Fammi sapere quando arrivi là. Ehi, Marcus, vuoi che ti canti una canzone? Beh, ce l'ho già la radio, Branch. Grazie, però. Ehi, Tibon, vuoi che ti canti una canzoncina? No. Accelera, Marcus. Ok, dove devo andare? Alla Galilei? Eh sì. Beh, c'è trasporto rapido. Che facciamo, non ci andiamo? E certo che ci andiamo. Che stai parlando? I tuoi post per metà sono lì. Bene, Tibon, sono qui. Ho la pianta dell'edificio davanti a me, ma non ti vedo. Posso collegarti al sistema di sorveglianza? C'è questo, vero? So già cosa c'è da fare. Le telecamere sono collegate a quella. Vedo che... Ovviamente, ragazzi. E qua senza quadrilatore proprio ce la farei mai. I seguaci del gruppo di hacker DedSec sono aumentati negli scorsi mesi. Gira voce che alcuni insider della Silicon Valley si stiano preparando a un altro attacco degli hacker. Il gruppo di hacker ha alzato il tiro per svelare presunte pratiche illegali di varie società e istituzioni. Questo ha attirato l'attenzione di molti cittadini, che ora supportano il fine del DedSec anche se non ne giustificano i mezzi. Oh. Poi gli manca qua a destra. Quindi insomma la miglior soluzione è questa. E da qua glielo fa arrivare dall'alto. No, fai proprio il contrario. Questo. E ciao. Bene così. Modifica la scheda madre, sarà una ripetata sicuro. È un miracolo! Ottimo, mi copri le spalle ora? Ti copro le spalle, la faccia e anche il profilo, bello. Pensavo anche il culo. Stammi a sentire. Sarai in dolore, okay. Te lo sì, assicuro. No, 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 ascoltami tu. No, ti ho ascoltato sì, fino ora. Adesso tocca a te, mi stai ascoltando? Benvenuto alla Galilei. Da qui dovresti accedere alla clean room. È un ambiente controllato, pieno Ciao. Di... Quindi cerca di non lasciare impronte. Che c'è nella clean room? Per il chip che hai serve una motherboard. Se ho letto bene, ce ne serve una come quelle che si trovano lì. Fanculo ste cose. No. Così sì però.
Ce l'ho. Perché stai fumando, brutta merda? Ok. La gente spesso mi chiede perché investo tanto tempo ed energia nello spazio, che è lontano e vuoto. Guardiamo un momento al nostro pianeta. Non basta una vita per conoscere tutte le culture e i colori che ci offre, ma è possibile farsi un'idea generale. Ci risulta sempre più difficile sorprenderci per qualcosa. Io credo quindi che gli altri... È morto, vero? Sì. No, non è morto. L'ho fatto per il bene del popolo, eh. L'umanità ci riesca. Devo andare di là. Però se tu mi hai aperto questo, vuol dire che a qualcosa mi deve servire, no? Inviare le coordinate su 1033. Fornire lo stato. Affanculo allarme. Unità di pattuglia, il CTOS ha identificato un sospetto implicato nel traffico di esseri umani. Procedete all'arresto. Ehi là. Pronto? Tu. No. Ricevuto, centrale, facciamo del nostro meglio. Fammi scappare, via. Salve, umano. Non sono io, non ero io, non ero io, non ero io. Non ti muovere! Abbiamo localizzato il sospetto! Attenzione, si segnala un criminale violento vicino alla vostra posizione, passo! Via dalle palle, ho fatto una cazzata assurda a far così. Volante all'inseguimento del sospetto. Ho fatto una cazzata assurda. Che palle. Centrale, ora controlliamo meglio e vediamo se è qui. Controlleremo a nord della vostra posizione. No, 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 no. Basta! Sono in fuga, vero? Sì. Ragazzi, io ho sto controller che c'ha un problema. C'ha un problema. Mi tocca cambiare controller. Altro, era pure il secondo che ho comprato, ma vabbè. L'ho fittificato dopo 24 ore. Mettiamo anche in carica. Non dovresti più darmi sto problema, vero? No. Ok, mi ha riaperto il menu. Devo comprarmi un controller nuovo, capito? Il problema è che io ero dentro. Prendiamo lo spazio sul serio. Via. Fatemi un attimo vedere. Dov'è che devo... Uno e via, ce n'è. Stato tutto libero. Io devo andare qua. Da dove? Da... Ok, va easy. Inviamo truppe locali. Invia pure truppe locali, tanto non mi trovi. Comunque, cioè, io non posso essere pericoloso per te. Cioè, in realtà lo sono, però... Nel modo in cui voglio agire, non dovrei esserlo. Tanto facciamo questo. Dati insufficienti. Perché fai così tanto il coglione? Bravo, cagalo lì, bravo.
che diavolo? Lo spazio è la nostra frontiera. Aspettate, arriva l'eliminatore. Buono. È sparito. Allora via. Salve, proseguo la pattuglia. Vedete come farete a botte adesso. Aspetta, eh. No, non è fuori portata, non è fuori portata, non è fuori... Bravoli. Codice 3, raggiungere la posizione. Dov'è che va a fanculo? Bravi, fate il vostro dovere. Salve, piccola entità. Iniziate a cercare, via! Sbagliato. Codice 2, sospetto nella vostra zona, procedete con cautela. Ha ucciso uno dei nostri ragazzi, state attenti. Ah, qui! Beh, cioè, ci sarà un bordello adesso che non voglio neanche immaginare. Attenzione, tutte le unità in quadra. Dov'è che vai sbloccato? Devi essere sbloccato. Dov'è il circuito? Laggiù. Deriva l'aspetto attuale delle nostre barche. Lo scafo deve avere la forma che ha per 7, 6, 5. Gli aerei devono sfruttare venti e correnti, e questo spiega la. Ok, lo dovrebbe aver sbloccato. Ma come saranno? Dovrebbe, eh? Non è certo, però. Spazio ben prima del previsto. Che aspetto avranno? Non ci sono acqua né venti. Pigliatelo, pigliatelo. Meno futuristica di quello che immaginiamo, ma la gente non vuole sentirne parlare. Vogliono la fantascienza, ma in realtà quando si ha a che fare con radiazioni e detriti spaziali non si vorrebbe altro che uno scudo più spesso. Truppa di sicurezza Omeni 580. Pensateci un momento, state pensando alla nave dei Borg, vero? Dai, fatelo fuori, bravo, bravi. No, no, duro a morire questo, eh. Dai, che vi sto dando una mano, su. Godo. Ciao. No, ma non dovete andare via. Vado al riparo. Arrivano dei ragazzi per uccidere la salute. Nessun problema. Bene, godo. Ciao. Perché cazzo ve ne andate? Abbiamo una posizione, pareggiamo i conti. Fammi fare una cosa. Non so, magari funziona, o magari no. O magari no. Intanto una potrebbe essere questa. Abbiamo un allarme. Intervenite. Fai mettere quel quadriotore, magari. Scusa, il jumper, magari funziona. Dovrebbe essere tutti usciti, no? Il problema è la distanza, non il. Il fatto di essere beccati. Godo. Sparpagliamoci. Questi sono sbloccati, vero? Sì. E allora via. Meno male non mi ha preso il l'allarme. Puoi entrare? Non può entrare.
Non può andare perché c'è un computer da hackerare lì dentro. E allora sti cazzi, ci vado. Intanto te ti chiamo la banda. Poi dopo vediamo. Abbiamo mandato un eliminatore. Bip, bip, boom. Aspetta, fammi rientrare un secondo. Perché se io passassi di lì, che succederebbe? Ah. Io trovo il modo di entrare lì dentro, questo è il problema. Ok, ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. No, no. Te... Sarà indolore, te lo assicuro. Ciao. Godo, ciao. Anche al cosino. Intanto faccio questo. Vado in un punto dove non dovrei essere visto. Non dovrei perché è tutta una supposizione, eh. Tipo qui. Se vengo visto, non il culo. Oh, baby! Non eccitarti troppo, Marcus. Quel posto è tappezzato di raggi laser e tizi armati. Ma a me raggi laser e tizi armati, ora come ora, non mi servono. A me serve fare questo. Di qua. Come fa a essere fuori portata? Ma vaffanculo. Uno. Scusa, amico. Qualcuno deve sporcarsi le mani. Sarai tu. Vabbè, intanto l'abbiamo aperto. Sti cazzi. Provo a avvicinarmi un po'. Vediamo che succede. Qua non dovresti più rompermi i coglioni, vero? È tutto in ordine. Buono. No, apriti e spegniti. Ormai è solita storia, ragazzi. Che poi questa è tipo una minima parte della missione. Sicuramente. Tu adesso vai qui. No. Che palle, sono Marcus. Io tutta sta roba per nulla. È tutto in ordine. Chi è l'omino maledetto? Ok. È il robottino. Godo. Tanto, non credo ci sia più qualcuno. C'è un altro robottino laggiù. Allora, intanto, te ti spegni. E te ne vai a fanculo. Detta proprio senza mezzi termini. La prima volta che mi infiltro così pesantemente dentro qualcosa. E la cosa mi spaventa un pochino, a dire la verità. Comunque passa. E vai. Ben fatto. Vediamo. Dove hanno ficcato quelle motherboard? Calma, ci sono. Piazza un exploit nel satellite. Hacker al mondo in tutti i sensi, allora. Ora metti il mio magico chip in quel razzo e... ding! E installa la scheda madre. Il chip non rimane attaccato alla scheda madre. Cazzo, se solo avessimo qualcuno lì che sa usare le mani. Beh, touché. Di dalle stelle. Ore del cielo. Museo aereo spaziale quando avevo, non so, 10 anni.
Ma non è niente in confronto a questo. Razzi e dinosauri, amico. Non si cresce mai, eh? È vero. No, però a mia discolpa posso dire che non ho mai sognato di fare l'astronauta in realtà. Non è mai stato un kink che ho avuto lavorativo. Anche il pompiere. Tutti io piccolo, voglio fare il pompiere. No, io no, non voglio andare, con tutto rispetto, a gettarmi nel fuoco. Mi spiace per il file. Poi ragazzi, ripeto, queste missioni sono veramente una bomba assurda. Peccato che la storia lasci un po' a desiderare, ma le missioni sono assurde. Cambia la scheda madre, godo. La scheda madre lascia l'edificio. Okay, dov'è il punto debole qui? Colpisci dove fa più male? Ehi, hey, Ray, posso mettere esperto di razzi nel mio curriculum vitae ora? Ti sembra un esperto di curriculum. Qua non lanciarsi. Abbandona la Galilei, sapevo. Ottimo, ora vai via da lì. Comunque tutta quella guerriglia iniziale, col senno di poi, non è stata utile, è stata utilissima. Anzi, grazie. Grazie a quella guerriglia iniziale. Allora, spegniamo sti cosi. Bye. Se vedemo. Usciamo dal retro così evitiamo problemi. Io che l'ho chiuso, vabbè, sono un coglione. Occhi e... Vabbè, bastava uscire di qua. Bene così. Tanto si è rifatto giorno tranquillamente nel gioco. Anello d'oro, altro oggetto da vendere per guadagnarci dei soldi. Ed ecco ragazzi come si hackera un satellite. C'è un pacchetto di caramelle come premio per te. Ci vorrà un po' perché il razzo venga lanciato. Ti chiamerò al momento giusto. Intanto, comprati qualcosa di carino. Oh no, non che mi interessi molto, eh. Sorry. PS, niente caramelle. Missione completata, ma sicuramente ci sarà qualcos'altro. 36.000 follower, sì, c'è qualcos'altro. Aspetta il prossimo lancio del Galilei. Dove però? All'anche spazio? No, perché qua c'è pessima cura. E più che altro il lancio, come lo aspetto io? This is my question. Come lo aspetto il lancio? Potrei aspettarlo in un modo molto carino, andando a dormire. Scusate, è la cosa più illogica che ci possa essere. Eccoci nell'acre spazio, questo è un po' più casalingo. Oh. 8 am di domani. Buonanotte, Marcus. Il progetto noto come Rocket Boom continua a San Francisco con il lancio odierno di un'altra serie di razzi. Pare che questi trasporteranno satelliti, anche se la società di esplorazione spaziale non ne rivela il vero utilizzo. Le ragioni pare siano di sicurezza nazionale. Ma sono tutti sballati i sottotitoli, cosa?
nonostante tutto, noi siamo ancora qua. E allora ridormiamo fino alle 6 di mattina. C'era una missione in GTA 4 che bisognava tipo dormire, tipo dormì 4 giorni di fila, perché non si veniva a capo di questa cosa. Questa musica è particolare. È successo qualcosa. Non è successo nulla. Trasporto rapido. No, più che altro sto cercando di capire quando è sto lancio. Parliamo di Sitara. È alla guida del DedSec nella Bay Area. Ah, c'è una cosa che forse hanno notato in pochi. Quando c'è stata la crisi finanziaria nel 2008, la Bloom ha guadagnato. Gli altri hanno perso soldi. Molti. Decisamente interessante. Era tutto alla luce del sole. Crearono un algoritmo che diede loro un vantaggio durante la crisi. Guadagnarono tutti quei soldi e ora il CTOS spunta dovunque nel paese. Adesso stanno aprendo dei laboratori vicino alla... Bello a sinistra. ...di New York e Londra. Il nostro hack li scuoterà un po'. È un gran bell'inizio. Sì, bello, però io voglio questo lancio del cazzo. Andiamo a tornare alla Galilei, che vi devo dire. Hanno qualcosa di figo? Permettimi di scansionarti. La scansione richiede pochi secondi. William Finn. Paramedico. Facciamo tutto paramedico, va. Pantaloni. Borse. Paramedico ce l'ho già. Scarpe da paramedico. Occhiali. La paramedico e ci siamo. Così, perché ci va. Sono passati 2 giorni. Ci siamo su internet e sono arrabbiato perché come al solito non mi sta. Ti dicono di inserire le misure, ma non funziona. Boh. Penso che sarà di notte il lancio, credo. Non lo so, è la mia supposizione, Può darsi. Ok, Radio Rock. Ragazzi, io faccio una cosa, aspetto e taglio il video, che vi devo dire? Marcus, il razzo è quasi pronto al lancio. Sono tipo passati tipo 30 secondi, fantastico. Che bastardi che siete, che bastardi, proprio nell'anima. Ok, e allora via. Giù. L'uomo del momento. Vieni, Wesley Crusher, il lancio ci attende. Ma per favore, sono Sisko, ovviamente. Jake Sisko? Il capitano Sisko.
Fra pochi minuti terremo in pugno la Bloom. Gli romperemo il culo a furia di calci. Me lo auguro. 20, 19, 18, 17, 95, QWERTY, Googleplex. Solo a pensare a tutti quei dati mi viene duro e mi caco addosso allo stesso tempo, cazzo. 3, 2, 1, partito! Woo! Sì. Bene. Adesso che succede? Vediamo. Bello paramedico, sei bellissimo, Marcus. Tusone di levata, satellite. Ok. Oh, porca. Guardala. Che vista pazzesca qui. È ora di far cagare sotto la Bloom. La rete della Bloom copre ancora più zone del previsto, ma anche la rete più complessa ha un accesso, per forza. Sto scegliendo dei punti di accesso. Alcuni di questi hub di dati sembrano più vulnerabili. Mi piace, andiamo. Bella roba, adoro. Dubai Server Farm. Fammi vedere Dubai, ti prego. Guarda che tecnologia! Branch, sto sognando? Mi spiace, non riesco a sentire. Hackera cosa? Stricarti fra quei server, Josh. Credo di saperci. Qual è la chiave d'accesso? Qual è la chiave d'accesso, zio? Ok, buono. Carica virus. Te. Bello sto arabo qua, adoro. E Dubai l'abbiamo fatto. Poi next. Anzi, next. Intrusione rilevata. Josh, sei il mio eroe. Madonna, che bello. Grazie, Ray. Gli uffici della Bloom sono a Yongsan. Facciamo un po' di chiasso. Problema. Gateway SML con Adaptive Security. Non si passa. Potrei perderci dei mesi senza arrivare a niente. No. C'è sempre un modo. Lo trovano subito. Quando salta la corrente. Ci sono i generatori. Che altro? E se non funzionano? Il firewall collassa. Saremmo più vicini al Delaware. Wrench, ma è geniale! Dobbiamo farlo. Buffo che tu dica questo, Sitara. Eh? Cosa? Ok. Attiva. Non ho capito. Aspetta. Disattiva la rete elettrica. Come disattiva la rete elettrica? Ho parecchia difficoltà, scusate. Mi sta cogliendo abbastanza impreparato. Ok, attiva. Disattiva. Disattiva. Ok, ecco dove era la chiave. E non capivo. Disattiva. Attiva. 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 Avrebbe l'ho fatto, raga. E invece no.
non sto capendo. Sarà che magari va fatto alternato? No. Aiutatemi, raga. Sono abbastanza in difficoltà. Apparecchio, eh. Distributore d'acqua. Non so, ragazzi, aiuto. Se invece dovessi guardare la... la mappa. Ok, ok, ok. Deve diventare tutto rosso, capito io. Ce l'abbiamo. Godo. Tua. Tua. E che stava a guardare. Vabbè, sono matto. We're fucked. Che cazzata che era, ragazzi. Ok, intrusione rilevata, facciamo il giro del mondo ancora una volta. Ho tolto la corrente. Altre richieste? Perché usare un martello quando c'è Branch? E a questo? Dublino. Ho fatto la cosa. Bella città, ci sono stato. Ci sono state rivolte, morti. Spero che questa cosa non ti disturbi. Achera? Non ancora. Benvenuti a Dublino, Irlanda, gente. No. Oh. Credevo che fosse Dublino, Ohio. Diamo un'occhiata, mi sento... Davvero, c'è un Dublino in Ohio? In Ohio? Scansione? I think you'll find everything here in ship shape. Well, it doesn't hurt to take a look. Don't get me wrong, I think you carry the auditor a good practice. Okay. Look, I've got to look after this. Circle back shortly. Don't touch it. Trova la chiave di accesso. In realtà la chiave di accesso sarebbe lei. Ce l'ho? Eccoci qui. Peccato, voi mi faceste vedere un po' di Dublino. Male non sarebbe, ma vabbè. Satellite ancora. Questa missione è proprio pazzesca. Ehi, ora siamo al Delaware. Cosa? È vero. Abbiamo un accesso al Delaware. Facciamo quello per cui siamo qui. Centro dati Delaware. Diamoci dentro. Attiva cosa? Attiva cosa? Tutti i metadata della Bloom saranno nostri. È roba che scotta. Hai ragione. Madonna. La sede centrale della Bloom, questa dovrebbe essere l'ultima missione, ma in realtà non lo è. Guarda quanto è grosso. Ragazzi, ce la sentiamo ancora. Vero? Quanto è grosso? Dice anche la mia ragazza. No. Oh oh, oh oh, va bene, la vuoi così? La mettiamo così, non è un problema. Warning, 5 7 5 4 3.
intanto sblocchiamo tutti questi. E questo se ne va. Vabbè, abbastanza schematico e semplice questo, non dovrebbero esserci problemi. Marcos, Marcos. Davvero? Lo sta facendo davvero? Marcos, Marcos, Marcos. Perché non... Affidate tutto al nuovo ragazzo, al nuovo assunto, va bene. Il nuovo assunto non vi deluderà. Bene. Ah, così diretto ci va. Ok. Oh. Sì. Questo era quello un pochino più tosto per ora. E anche questo non scherza. No, aspetta, aspetta, così, così. Easy. Da qua che si fa più complicato. Gliela passiamo così, gliela passiamo così. Sì. Gira. Ovviamente questo andava così. Via. Sì. 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 E tac. Voglio lasciare ai miei amici un ricordino speciale. Marcos, che stai facendo? Ah, ah, è una sorpresa. Cosa? Aspetta. Ha funzionato? Aspetta che... Ah, ah, visto che ho fatto? Grandissimo. Figata, amico. Ha già sbloccato sti cazzi. Vediamo un po' che succede. Sul satellite. Questo da un computer, bellissimo. Ok, basta, ok. Ehi, ehi, hey, hey, guardate. Oh. Ci vorrà una vita per esaminarli tutti. Concentrati sullo scopo dei satelliti. Ray? Sì, ci sto già lavorando. Gesù Cristo in bicicletta. L'adoro questa espressione. Come fa con la latenza? Non c'è paragone con la velocità della fibra ottica. Se quel che vedo è vero, invece... Pensa, questo gioco è stato fatto nel 2015 e pubblicato nel 2016. Si parlava già di fibra ottica e io a Roma nel 2024 non ce l'ho ancora. Non l'hanno installata. Fantastico. Il governo e anche la borsa di New York. Cioè, tutte queste compagnie hanno accettato di far passare i loro dati per la Bloom? Ma non vi sembra un po' strano? Tutti quei dati in mano alla Bloom è tipo il monopolio più potente del mondo. Colpiamo la dorsale? No, no, anche potendo ci servono risposte. Ehi, statemi a sentire un attimo. C'è ancora molto da fare, ma almeno adesso abbiamo qualche freccia nel nostro arco. Scegliete un bersaglio. Invite, Tidys, sì. È uguale. E iniziate a cercare tutte le merdate che non dovrebbero fare, ok? Dushan ci dipinge come il nemico. E facciamogli vedere che cosa significa dichiararci guerra. Ok. Va bene. Ehi, che c'è? Lo sai benissimo. Ho capito cosa vuoi fare. Guarda che Marcos non è la tua arma personale contro la Bloom. Ma che cazzo ti salta in mente? So tutto di Raymond Kenny e dei suoi danni collaterali. Ci stiamo usando a vicenda. E questo è il patto fra noi, Sitara. Marcos è grande abbastanza. Sa badare a se stesso. Giusto. Come no?
parecchio, va detto. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society. Se Chicago. No, è Los Angeles, scherzo. Scusa, San Francisco, sì, vabbè. Credete che la società sia giusta? Credete di essere liberi? Forse credete nel potere della democrazia? Che il vostro voto conti qualcosa? Le aziende comprano i politici e le elezioni. Credete nel potere del libero mercato? La borsa non è che un teatrino. Per i ricchi, le vostre ricchezze sono in mano a gente sconosciuta. Credete che il governo vi protegga? Le forze dell'ordine ora proteggono il governo da voi. Non dovete fidarvi di noi. Unitevi al lancio della nostra nuova operazione e vedete voi stessi. Le fondamenta della politica non sono che illusioni. Democrazia, libero mercato, forze dell'ordine. Il Bezek vi dirà la verità. Ora tocca a voi. Qualcosa di molto complottistico, però ha senso. Ma quindi non abbiamo visto che fine hanno fatto? 364.000 follower, bellissimo! E dall'altro, la missione dovrebbe essere finita? Sì, sì. Hacker il mondo. Durata parecchio, però... bella, bellissima. Figli del denaro. E dovrei fare ricerca. Perché abbiamo qualcosa da sbrigare. Allora, prima di chiudere... Non è che ci sia rimasto più tanto da sbloccare. Vabbè, infrastrutture cittadine, che vi devo dire. Tanto ormai le più importanti le abbiamo già fatte, quindi buona. Vabbè ragazzi, grazie della visione. C'è una chiamata. Marcus, Josh sta nuotando negli abissi dei dati della Galilei e c'è qualcosa che vuole farti vedere. Wow, quanto è grossa questa roba? Vieni qui appena ti liberi. È roba grossa. E allora sarà la prossima missione. Fregato. Grazie ragazzi. Like al video, iscrizione al canale. Ci vediamo alla prossima. Andate tutto. Pacione. Statemi bene.